Jackie Stewart, l'asso scozzese, è stato l'indiscusso protagonista dell'anno automobilistico, vincendo per la terza volta il titolo mondiale di Formula 1, raggiungendo il record delle vittorie nei grandi premi con 27 affermazioni contro 25 del suo connazionale Jim Clark ed annunciando infine il suo ritiro dallo sport agonistico al massimo livello. Stewart, nel corso della stagione, ha debellato agguerriti avversari, primi fra tutti il campione uscente Emerson Fittipaldi e lo svedese Ronnie Peterson, entrambi sulle Lotus. Questo binomio con Fittipaldi sulla McLaren sarà protagonista anche nel 74. La stagione è stata funestata da gravi lutti. Ricordiamo la tragedia del Gran Premio d'Olanda dove è perito il giovane Williamson, la morte di Sever negli Stati Uniti e di Massimo Larini a Spa. Gli incidenti che hanno ribadito quanto ancora si debba fare per una maggiore sicurezza nelle corse. La Ferrari, con X passato adesso alla Lotus e con Merzario campione italiano assoluto ora in forza alla ISO, ha deluso sia nella Formula 1 che nei prototipi, dove ha dovuto cedere il titolo alla marca francese Matrassinca guidata dall'ottimo Sever. Ma questo inverno la casa italiana si è preparata puntigliosamente e con i nuovi piloti Clay Regazzoni e Niki Lauda spera di ben figurare fin dalla prima prova del Mondiale di Formula 1 il 13 gennaio a Buenos Aires. Con questa affermazione la Matra ha siglato ufficialmente il ritorno dello sport automobilistico francese ai massimi livelli in campo internazionale, come sta avvenendo tra i piloti con Jarier campione europeo di Formula 2, con Depailler pilota ufficiale della Tyrrell al posto di Sever e con il nuovo successo della Renault Alpine nel campionato mondiale rally. La marca francese si è imposta davanti alla Fiat, che si è confermata brillante protagonista, e alla Lancia, che con la vittoria di Monari nel campionato europeo piloti e la bella affermazione nel Giro di Francia, ha ribadito la sua intenzione di puntare al titolo mondiale nel 74. Un anno che si apre con buoni auspici per i nostri piloti, da Arturo Merzario, campione italiano assoluto, passato dalla Ferrari alla ISO, con la quale debutterà in Argentina il 13 gennaio, ad Andrea De Adamis, completamente rimessosi dall'incidente che lo ha fermato a metà stagione, a Vittorio Brambilla, brillante protagonista della seconda parte del campionato europeo di Formula 2 e sempre a livello dei migliori campioni stranieri. Questo, naturalmente, purché la crisi energetica, nell'attesa che si preparino le miscele al metanolo, non costringa tutti a correre a piedi, come lungimirantemente si era già provato alla vigilia del Gran Premio d'Italia a Monza. Deciso di correre l'anno prossimo per la Yamaha, anche perché ho molta fiducia nella Yamaha, ho molta fiducia nei due tempi e soprattutto perché mi fanno correre nelle corse americane, cioè mi fanno correre nella 750, Formula 750. Naturalmente dopo tanti anni alla MV Agusta mi è costato fatica lasciare la mia famiglia, comunque ormai è fatta, speriamo di trovare altrettanta fiducia alla Yamaha e speriamo di avere altri successi. È stata questa la notizia bomba che ha chiuso l'anno motociclistico. Il nostro maggior campione, deluso da un inizio di stagione in cui le macchine lo hanno spesso tradito e dalla concorrenza spietata del compagno di squadra Phil Reed, ha preferito cercare in terra nipponica un nuovo futuro. Forse anche per dimenticare un anno segnato dalle tragedie di Monza, dove sono scomparsi gli assi Renzo Pasolini e Jarno Saarinen, i suoi grandi avversari, e i giovani Chionio, Colombini e Galtrucco. Il campionato mondiale della velocità si è concluso con risultati forse falsati nelle classi maggiori, ma che non tolgono merito ai titolati. Nelle 50 si è imposto l'olandese De Vries su Kreidler, nella 125 è successo dello svedese Kent Anderson, Yamaha. Il tedesco Dieter Braun su Yamaha 250 l'ha spuntato sul finlandese Teuvo Lassivuori, che ha cercato fino all'ultimo di conservare al suo paese il titolo del compagno e maestro Saarinen. Agostini ha vinto nelle 350, ma ha dovuto cedere per sfortuna a Phil Reed il titolo delle 500. In campo nazionale titoli e riconoscimenti sono andati per la velocità a Buscherini, Usuardi, Dieva, Lazzarini, Pileri, Walter Villa, Agostini, Lega, Proni, Gallina e alla rivelazione Bonera. Un'altra rivelazione è stata nel cross giovanile a livello internazionale Felice Agostini, fratello minore del campione iridato della velocità.
I titoli italiani sono stati conquistati da Alborghetti, classe 250, e Firon, classe 500. Nel mondiale, affermazioni di Hakan Anderson, Yamaha 250, e Roger de Coster, Suzuki 500.